Bene, cari amici, cari fratelli e care sorelle, indovina chi viene a cena? Abbiamo qua oggi, come annunciato questo pomeriggio, due cari fratelli e ministri, uno proveniente in questo momento da Sudafrica e l'altro proveniente dal nord Italia quasi, no? Diciamolo quasi, dalla Toscana Piombino. Abbiamo due etnie differenti. Ma Mario, fratello, tu di dove sei tu esattamente dell'Italia? Io nacque a Torino. Ah, torinese, torinese. Sento il tuo audio A che... Torino nasceste. Perfetto, perfetto. Allora, Perfetto. oggi... Senti, io qui non vedo niente, Giuliano, come Non senti mai? niente? No, non vedo. Non vedi? Devi No, andare... vabbè, non importa. Vedono, ti vedono. Io so che siete... Live, vedo già 22. Va bene. Allora, dicevo, premessa, oggi parleremo di tutto e di più, ci saranno domande parallele sia a caro Walter che al caro Mario. Oh, salutate, dai, salutate voi, fate quello che... Mario e ciao a tutti quelli che ci seguono. Buonasera, 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 buonasera a tutti, buonasera. Oh, Buonasera, un torinese buonasera. è un piombinese, si dice piombinese o come si dice, Walter? Un piombinaro. No, piombino. Io ve l'ho detto stasera, ce ne saranno delle belle stasera con zio Mario. Scusa Walter, Giacinto Piombinaro. No, allora, Scusate, ok, basta. allora, piombinese e torinese. Ok, conoscete, allora, non c'è bisogno di presentare Walter e Mario perché ormai sono di casa. In questo tempo poi ci siamo messi un po' tutti, me compreso, a essere più presente sui social che nella vita reale. Ma come sappiamo, la vita reale per ora ci permette solo questo. Vorrei iniziare nel dire che tra Mario e Walter, quanti anni di differenza ci sono? E abbassa il volume, caro Mario. Quanti anni di differenza ci sono? Sotto la mia faccia c'è Mario Marchion, ma io sono l'altro, io sono Walter Biancalato. Meno male, meno male, meno male. No, quanti anni di differenza ci sono a livello di fede? Nel senso che quanti anni tu sei nella fede, Walter, e quanti anni sei tu nella fede, caro Mario? Io vado per Walter, i 26. 26? Mario? Io 38. 38, quindi allora dovete prendere l'età spirituale. Allora, Walter ha 26 anni e Mario ne ha 38. Questa è la loro età perché sono nati di nuovo. Ok? Quindi perché l'altro di noi è Mario, è così, impariamo dall'età spirituale. 38 e 26 anni, poi mettiamo l'età. La mia domanda è: come è arrivato alla fede Walter? Quindi questa è la domanda un pochino più la conosciamo, ma per chi non l'avesse conosciuta, come sei arrivato alla fede, Walter? Io sono arrivato in un modo un po' particolare, che però per me è stato il più bello, perché ho conosciuto Gesù personalmente mentre guidavo in macchina alle 1 di notte il 24 dicembre del 1995. Stavo guidando, era la vigilia di Natale, non è che credo sia importante il fatto che fosse la vigilia di Natale, e ero in città, stavo andando a casa, rientravo in una fredda notte di dicembre il 24 dicembre del 95. Per farla breve, mi sono ritrovato a piangere senza motivo in macchina, senza sapere perché. Ho fermato la macchina, ho messo le mie mani davanti agli occhi per asciugarmi le lacrime e capire che cosa stava accadendo, e ho avuto come chiamiamola una visione interiore di una luce molto calda, molto bella, come una candela che illuminava una stanza buia, e nel profondo del mio cuore ho sentito queste parole, non ho sentite con le orecchie. Preso a essere più presente sui social che nella vita reale, ma come sappiamo Audio, Mario. Mario, babbo, butta via tutto. Dicevi, caro Walter. Ho sentito le Aspetta, che c'è babbo Mario che ha fatto partire l'audio di Facebook. Ragazzi, questo veramente è live, non è una cosa registrata. Quindi, appena torna babbo Mario, eccolo. Metti la Scusa mano. Walter. Metti la mano così, Oh. metti la mano così, babbo Mario. Ecco, tac, tac.
Scusa Walter. Più lontano dal mic, più lontano dal mic, Babbo Mario, poco più lontano dal mic, così evitiamo di andare in distorsione. Perfetto. Quindi eri in macchina. Sono fermato per capire perché si prendevano queste lacrime e ho sentito nel profondo del mio cuore una frase che diceva così dentro di me: colui che nemmeno l'universo riesce a contenere, l'ho contenuto per te stanotte il grembo di una donna, senza sapere né il nome di Dio né il nome di Gesù, però io sapevo dentro di me, non so come, che questo qualcuno che era stato tenuto nel grembo di una donna per me era Gesù. E in una notte di lacrime incontrollabili, poi sono arrivato in qualche modo guidando tra le lacrime a casa, e in quella notte ho invocato un solo nome senza pregare, ho invocato tra il mare di lacrime il nome di Gesù, e quando la mattina mi sono alzato tutto rotto con tutto il castello di quello che io credevo o non credevo crollato finalmente a terra, sapevo che in qualche modo nato un'altra volta. Non conoscevo la dottrina. Ma lo sapevi senza che nessuno te l'avesse spiegato, o come? Io venivo da una famiglia dove non c'era nemmeno tradizione religiosa, e quindi non avevo avuto fortunatamente un indottrinamento nemmeno cattolico, nemmeno, non c'era niente, proprio una tabula rasa. E quindi la mattina dopo io sapevo che ero vivo per la prima volta, che ero come se fossi rinato, e il cielo era più blu, l'erba era più verde e gli uccellini cantavano in un modo più meraviglioso. Sapevo che Gesù era assolutamente vivo. Questo è stato il mio incontro con Gesù. Caro, adesso io ho invertito i nomi, ma adesso li aggiustiamo subito. Sappiamo chi è che è Babbo Mario e sappiamo chi è Walter, perché abbiamo avuto uno scambio di telecamere, di camere. Adesso per Babbo te Babbo Mario è quello bello. Allora è Walter, perché i nomi sono invertiti. Allora, dicevo, tu caro Babbo Mario, come hai conosciuto il Signore? Il 2 febbraio 1982, nel mio bagno, ho fatto una preghiera al limite delle mie forze, al limite di tutti i miei tentativi, un po' come il paralitico alla piscina di Bethesda dopo 38 anni, non avevo 35, 35 anni di prove, di tentativi, di cercare di trovare uno scopo per la mia vita che non mi continuasse a portare in quel baratro di depressione, arrivato a poche ore dal suicidio. Perché il suicidio, Babbo? Perché il suicidio? Cosa ti stava causando? Perché avevo 160.000 euro di debiti nell'82, ero nelle mani di un camorrista a Johannesburg, che insomma, storia lunga, e soprattutto perché c'avevo un demone qui dietro che si sta mangiando il cervello, di depressione. Okay. E soprattutto, anzi, sai perché? Perché io pensavo di non valere niente. Pensavo di non valere niente, perché purtroppo quando cresci in una famiglia italiana con un padre che si aspetta da te quello che tu non puoi produrre, in quanto ha delle visioni per suo figlio che suo figlio non riesce a soddisfare e che non ci riuscirà mai, e quindi l'eco delle sue accuse, l'eco delle mie mancanze continuava a ronzarmi nella testa. Non avevo nessun posto in cui rifugiarmi, a dire sì, vabbè, il mondo dice che non vali niente, ma tuo padre ha detto che il mondo dice che sei un pezzo di spazzatura, ma tuo padre ha detto che. E siccome se non hai quello, quindi padre, io mi rivolgo a voi, ricordatevi che l'identità del vostro figlio è determinata dalle vostre parole. Non vi azzardate mai a dire sei buono a nulla, non farai mai niente, non riuscirai mai niente, ogni volta che tu gli qualcosa, un disastro, perché sono delle maledizioni che rimangono attaccate nella vita del vostro figlio, e ci vuole un miracolo per staccare. Vuole un miracolo. Ancora oggi ci sono uomini di 60-70 anni che devono lottare con quel senso di insufficienza che gli è stato messo addosso da papà. E quindi, dopo tutti questi anni, mi sono trovato in una situazione dove pensavo di non valere nulla, e non valevo nulla. Avevo fallito completamente nella mia vita, per cui avevo deciso il giorno dopo di farla finita, e per un caso organizzato da Dio mi sono trovato in una chiesa strana dove per la prima volta
ho sentito il messaggio del Vangelo, di un Dio che mi ama per quello che sono e non per quello che potrei essere. E quella sera nel bagno ho fatto una preghiera molto strana, ho detto: Dio, non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami e farò qualsiasi cosa mi chiedi. Ta-da! È lì arrivato. Rapporto con tuo padre Walter, poi il rapporto con tuo padre Mario. Io vengo da una storia molto 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 dolorosa. Nella mia famiglia ho vissuto la pandemia, è una storia veramente difficile, io e i miei fratelli. E il rapporto con mio padre è stato un rapporto... Mio babbo era vecchia scuola, era un po' patriarca, no? Una persona molto corretta, una brava persona. Mio padre è stato veramente una brava persona. Però non mi ha mai detto ti voglio bene in vita mia. Wow. E il rapporto fra me e Samuele è un regalo di papà. Quando lui era, quando Barbara era incinta, l'aspettava, io sono andato nella nostra chiesa di notte, da solo mi sono inginocchiato e gli ho detto: nel capitolo 3 della lettera di Efesini c'è scritto che ogni paternità in cielo e in terra prende da te. Amen. Devi insegnarmi ciò che io non ho ricevuto. E è successo un miracolo, un miracolo. Però ecco, il rapporto con mio babbo è stato un rapporto nei confronti di una persona molto autoritaria, una buona persona, però che non mi ha mai detto ti voglio bene, che però io rispettavo, perché con tutti i suoi limiti lui mi ha sempre detto: Walter, io ti concedo la libertà. Non mi ha controllato, non mi ha... Il fatto che lui mi desse credito mi portava interiormente a voler piacere a lui. Più tardi poi ho capito che proprio perché Dio ci lascia liberi, si crea l'unica possibilità di amarlo non per paura. Giusto. Mario? Io, è strano come in Italia sembra che i padri siano un po' molto simili, un po' tutti uguali. Il mio, figurati, era nato nel 1915. Fra la prima guerra mondiale, a cavallo della prima guerra mondiale. Sì, difatti lui è stato uno dei pochi che è riuscito a fuggire dai camion dei tedeschi che li stavano portando a Auschwitz, ai campi di concentramento. E perché? Perché doveva dar vita a me e perché non poteva morire. Per cui lui è saltato fuori dal camion dei tedeschi quando si sono fermati a fare rifornimento d'acqua, e si è messo a correre in mezzo ai campi di grano alti con la mitragliatrice che cercava di farlo fuori, ed è riuscito a tornare a casa e a nascondersi finché non è poi finita la guerra. Comunque mio padre era un uomo che quando entrava lui in una stanza dovevano uscire tutti gli altri. non c'era posto per nessuno. Non era grande, era piccolino, ma aveva una personalità incredibile, per cui in un certo senso ti faceva sempre sentire un po' in difetto, no? Mio padre con la sigaretta in bocca, una volta mi ha trovato delle sigarette e mi ha detto: lui! E questo era un po' la relazione. Io ero un disgraziato, ero un poco di buono, ma che però facevo quello che facevo anche per cercare, e Walter probabilmente capisce questo, anche per cercare la sua attenzione. Esatto. Perché se non ti sta dietro, se non ti guarda mentre sei buono, magari se gli dai fuoco alla sedia preferita o gli metti il sale nel caffè, nello zucchero del caffè, ne facevo di tutti i colori, magari si accorge della tua esistenza. Ma io ho avuto più o meno anche la stessa cosa, sono dovuto... Comunque scusa Giuliano, sì, perdonami un attimo, perché devo dire una cosa che mio padre mi ha insegnato ad amare la mia donna. Amen, questo è buono. Quello per tutta la mia vita, difatti sia io che mio fratello abbiamo due matrimoni meravigliosi, e devo dire proprio che è l'esempio di vedere un uomo che con tutti i suoi difetti, perché ne faceva di cotte e di crude, ma il suo cuore era stato catturato da mia madre e mi ha insegnato come fare ad essere romantico, a dire la parola giusta al momento giusto, a portare un mazzo di rose, a portare una scatola di cioccolatini,
tutte quelle cose che oggi i ragazzi giovani non lo sanno, perché i padri non gliele insegnano. Non ti insegnano, non ti dicono che per tenere la tua donna non è una cosa automatica. Non è una cosa che allora, siccome è sposata con te, sì, sì, tu magari la puoi tenere con le catene, però se appena attacchi le catene, nel cuore se ne va. E invece no, invece devi continuare ogni giorno devi conquistare tua moglie, ogni giorno. Io ho 73 anni, l'anno prossimo facciamo 50 anni di matrimonio. Conosco mia moglie da 53 anni, mi sono innamorato il primo giorno che l'ho vista e non ho mai smesso. E queste sono cose che devi dire dire a tua moglie, devi guardarla negli occhi e dirle ti amo tesoro, sei la donna più bella del mondo. Perché la donna è un po' come una pianta, ha bisogno dell'acqua, ha bisogno del fertilizzante, ha bisogno, se no piano piano si ammoscia. E così anche la fede in qualche maniera. Grazie fratello. Bene, queste sono già due cose che in parte conoscevamo, ma in parte non in maniera così dettagliata. Adesso andrei avanti nel chiedere a Walter, sei professore solo a scuola o sei anche professore a casa? No, sono professore a scuola, ma sono professore a scuola perché c'è sempre stato fin da piccolo nel mio cuore un desiderio quasi spontaneo che le cose belle che io conoscevo mi piaceva che le conoscessero anche gli altri. È sempre stato un pallino. Tra l'altro tutti sapete che io ho come grande passione la pesca. In realtà la pesca non è tanto solo un mio hobby, la pesca mi ha salvato la vita prima di conoscere Gesù. Perché quando in casa mia c'era l'inferno, in casa mia c'era davvero l'inferno e c'è stato per sempre, io me ne andavo da solo a pesca e quello mi ha salvato, perché altrimenti io non so dove sarei andato. Cioè, Dio ha veramente usato la pesca e qui rimarrà per tutta la mia vita la grande passione della mia vita. E fin da piccolo, quando io imparavo qualcosa, volevo insegnarla agli altri. Per cui mi portavo sempre dietro qualcuno, se imparavo, e così quando poi ho incontrato il Signore, e così quando sono andato al liceo, e così con la letteratura, e così con la poesia, la mia grande qualcosa di innato dentro di me mi spingeva a far sì che gli altri si accorgessero che c'erano delle cose belle che valeva la pena di conoscere. E allora poi, dopo piano piano, insegnante, ma non faccio il babbo insegnante. Ecco, questo è buono anche perché distinguiamo la professione poi dalla vita privata. Babbo Mario, veloce, quando ho iniziato a scrivere i libri, il primo libro che hai scritto? Il buco nella siepe. Quando? Intorno al 1990. Ispirato da una cosa, da una tragedia che mi successe sotto gli occhi di un bambino di 3 anni che affogò dall'altra parte della rete. Io stavo giocando a tennis con mia figlia e a un certo momento ho visto la sorellina nella piscina che guardava nell'acqua e chiamava Joa, e il nome del bambino era Joey. Joey e i nostri metici sudafricani hanno un dialetto particolare, quindi la chiamava Joa, e io mi sono fermato, ho guardato e immediatamente ho capito quello che era successo. Sono uscito dal campo da tennis, sono entrato nella piscina, mi sono buttato, sono andato a prenderlo, il corpicino era già in fondo, l'ho preso, l'ho tirato su, ho cercato di fare tutto quello che potevo per rianimarlo. Siamo scappati io e mia moglie all'ospedale, come siamo arrivati le infermiere non si sono neanche prese più briga di fare niente, perché era chiaramente morto. Per un'ora io sono rimasto in una stanza a gridare a Dio, a parlare in lingua, a scacciare i demoni, a scacciare lo spirito della morte, a fare tutto quello che mi avevano insegnato di fare. Però Joey è rimasto morto e sono uscito da quella stanza e mi sono ritrovato fradicio, bagnato, freddo, sotto le luci al neon, con questo corpicino in mano, finché sono venuti a prendermelo, me l'hanno preso, l'hanno messo in una busta di plastica gialla, hanno chiuso la cerniera, me l'hanno portato via. E io sono rimasto lì da solo, con la mia fede a pezzettini, e con la domanda perché. E credo che Dio mi abbia dato una risposta nei giorni successivi,
del motivo perché certe volte delle tragedie, delle cose brutte succedono a una persona che non se lo meritano. Ecco, questo è un problema centrale degli atei, soprattutto, che mettono sempre Dio davanti quando succedono queste tragedie. Ah, sì. Sì, no, Dio non esiste finché non succede qualcosa di brutto, allora è colpa sua. E tu come l'hai risolta? Tu guarda quello che è successo nel giardino, erano in tre, erano in quattro, c'era l'uomo, la donna, Dio e il serpente. E Adamo cosa dice? La donna che tu mi hai dato, mi ha fatto, scusa qui... È andato via il video di... Sì, no, è uno che mi sta cercando di telefonarmi, okay. Che non si rende conto che sono in diretta, va bene? E ha lasciato fuori chi? Ha lasciato fuori l'unico che era il colpevole, il vero colpevole. E da quel momento lì l'uomo ha sempre fatto così, ha sempre dato la colpa a qualcun altro e in fondo l'ha data a Dio. Benissimo. Adesso entriamo nel vivo. Io chiederei, visto per anzianità spirituale, a Babbo Mario di fare una preghiera di introduzione, visto che fra poco parleremo di cose ben più serie che del Signore. Una preghiera di introduzione a Babbo Mario. Amen. Abba papà, grazie della tua grazia, della tua bontà, della tua misericordia, del tuo sorriso, della tua gioia, della tua vita, della tua linfa vitale. Ti chiedo solo di usare questi metodi, queste tecniche moderne per poter arrivare al cuore di coloro che ancora non ti conosce e coloro che ancora hanno bisogno di capire cosa vuol dire capire la grazia. Ti prego di fare questo miracolo. Amen. 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 Benissimo. Allora vi chiedo, voi che state ascoltando, un minuto di attenzione. Ora clicchiamo e condividiamo questo contributo che Babbo Mario e Walter fra poco ci daranno. Oggi parleremo della grazia. Oggi parleremo. Ma Giuliano, scusa, perdono un attimo. Come faccio a condividere? Come fai? Devo andare sulla tua pagina? Sì, sempre da dove parte la pagina. Ok, ma se apro il computer riparte l'audio. No, tu abbassalo l'audio, non ti preoccupare. Abbassalo del computer. Perciò ragazzi, adesso vi chiedo di condividere questa diretta perché sarà anche da parte loro non solo una testimonianza ma anche una appurazione di quello che in effetti gli insegnamenti della parola ci danno. La parola è chiaro, è questa, ma la rivelazione è qualcos'altro, perché noi non stiamo leggendo e mettendo in pratica, dobbiamo leggere, essere rivelati e poi cercare di testimoniare quello che il Signore ci ha rivelato nel cuore. Allora, questo è il primo punto. Oggi parliamo di grazia, quando finisce la legge e quando inizia la grazia. Io farei iniziare Walter, se desidera, o Babbo Mario. Chi vuole rispondere di voi due? Veloce, io. Veloce. Guarda, la legge e la grazia si possono comprendere così, nella vita di una persona. Paolo spiega questo nella lettera ai Galati al capitolo 4. Io lo voglio spiegare in maniera molto semplice. Quando un bambino ha bisogno di regole, di sapere ciò che si fa, ciò che non si fa. Non si mette la forchetta nella presa della corrente, perché io l'ho fatto quando avevo 10 anni e non è una bella esperienza. Anch'io. Non si sputa dentro il ventilatore, non si tolgono gli occhi ai cocoriti di casa, no? Non si butta il gatto da... Finché un bambino è piccolo ha bisogno di regole, e Paolo dice sottotutori e amministratori fino alla maggiore età. Poi dice Paolo, ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio. La pienezza del tempo è una forma ebraica che indicava il passaggio all'età adulta. Quando una persona diventa adulta, quindi la grazia non è per i bambini, come alcuni pensano, la grazia è per i figli, è per i maturi. La grazia ti insegna a vivere da adulto, non ti insegna, alcuni pensano che la grazia sia per i bambini, quelli appena nati, esattamente il contrario, la legge è per i bambini. E infatti il profeta Michea, mi pare, dice, quando Israele era piccolo, dall'Egitto ho chiamato mio figlio, inizia il percorso con Dio nella infanzia. Poi quando arriva la pienezza del tempo, Dio manda suo figlio ed insegna al suo popolo che a quel punto non hai più bisogno di un padre da adulto che ti dice questo lo devi fare, ma inizia una relazione. E questa relazione di grazia è quella che normalmente dovrebbe esserci tra un figlio e un padre. Quando Samuele era piccolo, io usavo, tra virgolette, la legge con lui. Questo non si fa, questo non... Normalmente la legge ti dice ciò che non devi fare, ma non ti insegna ciò che devi fare.
ti dice di non rubare, ma non ti insegna a essere generoso. Quindi quando poi Samuele è cresciuto, io ho iniziato con lui un rapporto, non ho più tanto bisogno di dire ciò che devi fare, ciò che non devi fare, ma è nel rapporto di amore con lui che lui sa da solo ciò che deve fare o ciò che non deve fare. Cioè, questo è il modo in cui io spiego in maniera abbastanza semplice il passaggio dalla legge alla grazia. Ok, Babbo Mario, i 10 comandamenti come vanno interpretati al giorno d'oggi? Sappiamo il comandamento unico che è l'amore, ma una privazione può essere una protezione o una privazione è solo una privazione? Sì, i 10 comandamenti fanno parte del Vecchio Testamento, anche se qualcuno dice che non è vecchio ma è antico. Io adesso ti leggo fra poco la lettera agli ebrei, dove la lettera agli ebrei dice che è vecchio ed è passato ed è inutile, non serve a niente, quindi non è antico, è vecchio, è passato, non serve a niente. E i 10 comandamenti fanno parte di quella legge scritta sulle tavole di cui Paolo parla, che porta alla morte, che è letale. Il ministero scritto sulle tavole di pietra che porta alla morte, quindi la lettera porta alla morte. Perché ti dico questo? Perché purtroppo c'è questa idolatria dei 10 comandamenti, come se noi avessimo un pezzo di carta che ci dice che devi fare quello. Ok, io ti chiedo una cosa, soltanto semplicemente, anche Paolo dice, io non avrei mai saputo che non dovevo, come si dice, covet, desiderare? Sì. Concupirsi? Che non dovevo concupirmi se non avessi saputo dal comandamento che la concupiscenza era un peccato. Quindi la legge cosa fa? La legge crea il peccato, non lo ferma, lo crea. La grazia che lo ferma, la grazia ferma il peccato, mentre invece la legge lo favorisce, lo crea. Tant'è vero che Paolo dice, se non ci fosse la legge, il comandamento, non ci sarebbe il peccato. Oh, quindi cosa vuol dire? Io ti faccio solo una domanda a tutti quelli che in questo momento probabilmente mi stanno guardando e stanno dicendo, ah, ma io eretico, eccetera eccetera. Tu il sabato la guardi la televisione? È normale, è chiaro. Poi Gesù allora all'inferno. Gesù il sabato ha guarito, ha fatto tutto quello che noi conosciamo. All'inferno immediatamente, perché di sabato non puoi fare niente. Quindi vedi che non sono più 10 comandamenti ma sono 9. Ok, tu hai mai desiderato la roba d'altri? Eh sì, a voglia. Ecco, sono 8. Tu hai mai guardato una donna? Non a voi, dico a voi, sì. Quindi siamo arrivati a 7. Certo. Qualcuno ti ha mai tagliato la strada sull'autostrada e gli ha detto, ma forza, passare? Siamo a 6. Hai mai mancato di rispetto a tua madre e tuo padre? Sì. Siamo a 5. Vogliamo andare avanti? No, perché, ma il concetto è chiaro. Il concetto è chiaro, Babbo. Quello che voglio dire io, la mia domanda è diversa. Capiamo che la legge è amore, oggi come oggi. Okay? Il comandamento che Gesù ci ha dato è l'amore. Ma la mia domanda è differente. La legge non era più una protezione che un ammonimento, nel senso che non desiderare la donna d'altri, perché se vai con un'altra donna succedono le ammazzatine col marito, col compagno. Cioè, nel senso che ti proteggo, non farlo perché ti fai male. Quello è il senso della cosa, più che magari punitivo. Sì e no, Giuliano, sì, perché tu devi ricordarti che quando Dio ha dato la legge sul Monte Sinai, quando ha dato i 10 comandamenti sul Monte Sinai, perché la legge, la Torah, sono 613 comandamenti e non ce n'è uno al mondo che può neanche ubbidire uno di quei comandamenti. Aspetta, però non confondiamo, Torah non vuol dire legge, vuol dire insegnamento, è diverso, è un insegnamento. Torah, sì, mettiamo le mitzvot, che sono i preceti, chiamiamoli. Sì, indubbiamente, ma quando la Bibbia parla di legge, la legge e i profeti, quella è la Torah, i primi cinque libri della Bibbia, dalla Genesi al Deuteronomio, i primi 5 libri scritti da Mosè, e poi ci sono tutti i vari Tanakh, tutti i vari insegnamenti, eccetera, eccetera. Indubbiamente. Però rimane il fatto, quando Dio ha dato la legge a Mosè, questi erano appena usciti dall'Egitto. In Egitto, se tu volevi una donna, andavi a casa del vicino, ammazzavi il vicino e prendevi la sua donna. In Egitto gli schiavi che ti possedevano, se tu non gli facevi più piacere, ti ammazzavano. Se avevano bisogno di qualcosa, venivano a casa tua e te la rubavano. Dio, dando quei comandamenti, stava dicendo a Israele, voi eravate così, eravate schiavi di questo sistema, adesso vi do un altro sistema, perché noi non siamo come gli egiziani, noi siamo diversi, noi siamo un popolo diverso.
e vi do questi comandamenti, questa legge, per tre motivi. Uno, per farvi capire che siete diversi. Due, per vi ho tolto dall'Egitto, adesso devo togliere l'Egitto da voi. Ho tolto Israele dall'Egitto, adesso devo togliere l'Egitto da Israele. Quindi è un cambiamento di mentalità. Due, il fatto che dovete rappresentare al mondo un Dio diverso. Sì, quel Dio lì fa così, ma il nostro Dio no, il nostro Dio fa così, il nostro Dio non vuole uccidere nessuno, il nostro Dio non vuole. E tre, perché, amore mio, se tu non uccidi qualcuno è una cosa giusta. Esatto. Se non rubi è una cosa giusta, se non commetti adulterio è una cosa giusta. Quindi alla fine, quando ti riassume, se tu obbedisci 10 comandamenti ci guadagni, va bene. Ed ecco, questi sono i motivi per cui Dio ha dato i 10 comandamenti a Israele, per togliere quel modo di pensare da Israele, per proteggere, per rendere il suo nome noto al resto del mondo e per farli prosperare in questo nuovo modo di vita. Ok, quindi come sappiamo, è chiaro, Gesù poi ha detto amate mio pace, amatevi gli uni gli altri, praticamente allo stesso modo. Dimmi. Posso? Prego. Anche lì, vedi, è un po' una... Come la interpreti tu questo comandamento, che raggruppa la legge e i profeti, che li riprende e li mette dentro, questo comandamento dell'amore? Ok. Quando tu hai conosciuto tua moglie, cosa le hai detto? Ama il marito tuo con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo corpo, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. No, è chiaro che no. Non credo, no? Non credo. Perché il carattere dell'amore è la libertà. Quindi non mi venire a dire che Dio ha detto ama il Signore Dio tuo con tutto. Il frutto dello spirito è l'amore. Quello che devi fare, devi prendere Dio, metterlo nel cuore, e allora l'amore si sviluppa. Giovanni dice: noi amiamo perché ci ha amato lui per primo. Esatto. Quindi non dire io devo amare il Signore mio Dio. No, io ti chiedo come tu interpreti questo comandamento. Non ti ho detto come... Sì, no, quando io dico tu non voglio dire te, voglio dire tutti quegli altri in questo quadratino nero che sempre, non mi vedo. Io devo fare sempre quello che non sa niente, sai, perché sono domande che sorgono un po' da tutti, giusto? Sì. Walter. Sì, ma la domanda è semplice: puoi forzare qualcuno ad amarti? Nein. No, puoi forzarli a far sesso con te, puoi forzarli magari anche a essere tuoi amici se li tratti bene, eccetera, eccetera. Ma non li puoi forzare ad amare, non li puoi forzare ad agapao, non puoi forzare nessuno ad amare senza richiedere nulla in cambio. Questo non lo puoi fare. Perfetto. E quindi cosa vuol dire? La natura del vero amore è quello che è libero. Se tu non mi dai quello che io non ti posso richiedere, non è amore. Benissimo. Walter, perché la legge è perfetta secondo quello che scrive la parola? La legge è perfetta perché la legge non è perfetta perché è l'espressione del cuore di Dio, ma perché è l'espressione di un modo di, in un certo senso, della giustizia di Dio. Ma la legge non mostra pienamente il carattere di Dio, tant'è vero che quando i comandi vengono rilasciati prima che il popolo di Israele entri nella terra promessa, sulle due montagne, sul monte Ebal e sul monte Gerizim, dal monte delle benedizioni compare ogni poche parole e le due lettere Aleph Tau, che tu conosci molto bene, in greco poi Alfa Omega, che poi non è altro che la firma di Cristo. Questa firma però non c'è nelle maledizioni. Quando vengono pronunciate le maledizioni dal monte Ebal, non ci sono queste due lettere. Questo cosa vuol dire? Che il cuore di Dio è nel benedire, non è nel maledire. Amen. Numero uno. La legge di Dio è perfetta? Assolutamente. Davide lo dice: la legge del Signore è perfetta e rinfranca l'anima. Ma Romani capitolo 7 ci dice che lei è perfetta, ma noi no. È lì che vogliamo arrivare. Punto. E questo dove si vede? Si vede benissimo nella parte finale della storia di Ruth. Alla fine della storia di Ruth ci sono due personaggi che in un certo senso possono riscattare la vita di Ruth. Non dimentichiamo che Ruth è una moabita, non è un'israelita. Ruth è una fuori dal patto, in un certo senso è una di noi, una che non sarebbe potuta entrare nel patto di Israele. Ok, Boaz è figura di Cristo. Sappiamo tutta la storia. Poi a un certo punto, prima che Boaz riesca a riscattare la sua vita di vedova, c'era un parente prossimo. Di cui noi non sappiamo il nome,
e questo parente prossimo viene invitato da Boaz a riscattare la vita di Ruth in presenza di 10 testimoni. Beh, chi sono quei 10 testimoni? Sono chiaramente i 10 comandamenti. E questo parente prossimo, il primo, perché la legge è stata data prima della grazia, è chiaramente la legge. E quando Boaz gli dice, guarda però, che se tu ti prendi Ruth, dovrei prendere tutto ciò che appartiene a Ruth, non soltanto lei. E allora a quel punto il signor legge dice, eh no, io posso far valere il mio diritto di riscatto perché rovinerei la mia eredità. La legge non compromette la sua perfezione con il nostro peccato, è troppo perfetta. Ci vuole qualcuno che sia un parente prossimo e che subentri alla legge. Infatti cosa dice Boaz? Se tu non puoi far valere il tuo diritto di riscatto, allora lo farò io. E perché Cristo ci può riscattare? Perché la legge in Cristo ha preso carne e sangue, perché ha messo i suoi piedi nelle nostre scarpe e soprattutto perché da una pietra non può scaturire sangue. La legge è stata scritta su due tavole di pietra, ma Cristo ha preso un corpo di carne e sangue e ha versato quel sangue per andare a comprare, redimere, rendere perfetta quella Ruth, cioè noi che perfetti non eravamo. Ecco perché la legge è perfetta, ma non poteva riscattarci, non poteva salvarci. Cristo, Boaz, sì. Ecco, vedete, quindi questo è chiaro. Essendo perfetta, ma solo per Cristo, perché è l'unico uomo che è sceso, cioè, l'uomo che ha potuto adempiere questa legge in terra senza peccare. Ecco perché è perfetta, perché Cristo è perfetto, poi conosciamo il resto della storia. Ora, Giuliano, posso dire una cosa? Prego, caro. Voglio prima di tutto voglio ringraziare Walter, che io nella mia vita, non voglio sembrare arrogante, ma ci sono poche persone che riescono a sorprendermi, nel senso di portare una rivelazione che io ancora non ho avuto. E ogni volta che sento parlare Walter dico, ma porca miseria, ma che roba lì? Ah, gloria a Dio, ecco, io quella dell'Alfa Tau non lo sapevo che era sul Monte Gerizim, e mi ha fatto venire in mente una cosa, che sul Monte Gerizim c'era la parola Alfa Tau, ma sul Monte Ebal c'era Cristo. Sai perché? Perché l'unico che può ricevere le maledizioni di Dio è Cristo, e Ebal nel Vecchio Testamento vuol dire calvo, calvario. Quindi è proprio un'ombra del fatto che il monte Ebal rappresentava il Calvario, dove c'era Cristo che poteva versare il suo sangue, perché soltanto lui poteva ricevere le maledizioni di Dio e uscirne fuori vittorioso. Gloria. Grazie, gloria a Dio. Vedete, questo è stimolare lo Spirito Santo a farci rivelare ancora di più. E questo è lo scopo che noi abbiamo, quello di farci ancora parlare di più dal profondo del cuore, dallo Spirito Santo. È chiaro che dalle nostre bocche, se dovessimo parlare senza di esso, senza di lui, diremmo solo idiozie. Questo è un dato di fatto. Quindi gloria a Dio per questa rivelazione. Prima ha parlato Walter, adesso Babbo Mario. Il discorso di Ebrei 7, com'era raccolto, secondo il tuo punto di vista, o per quello che tu hai potuto ricevere? Allora, Ebrei 7 è molto semplice. Ebrei 7 parla di un... Me lo fai leggere velocissimo? No, vai, libero. Tanto non abbiamo mica fretta, dovete uscire. Dovete la pubblicità qualcosa. Non deve passare per forza, quindi siamo... dobbiamo passare la pubblicità, no. Sì, perché io devo vendere i libri. Poi vendiamo i libri, non ti preoccupare. Ok, infatti... Infatti questo Melchisedec, re di Salem, è sacerdote del Dio Altissimo, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dalla sconfitta del re, lo benedisse. A lui Abramo diede anche la decima di ogni cosa. Vedi che c'è la Walter, che c'è la decima? Vedi che c'è? La decima di ogni... Il suo nome significa innanzitutto re di giustizia e poi anche re di Salem, cioè re di pace. Senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, ma fatto simile al figlio di Dio, egli rimane sacerdote in eterno, chiaramente un'epifania di Cristo. Considerate per santo quanto fosse grande costui, al quale il patriarca Abramo diede la decima del bottino. Ora quelli dei figli di Levi, che ricevono il sacerdozio, hanno per legge il comandamento di riscuotere la decima dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché essi pure siano usciti dall'ombra di Abramo. Costui invece, Melchisedec, pur non derivando la sua discendenza da loro, ricevette la decima da Abramo. Cosa vuol dire? Cosa sta parlando? Sta parlando che la decima si paga a quello superiore.
che quindi il Vecchio Testamento rappresentato da Aronne e da Levi si è sottomesso al Nuovo Testamento che è rappresentato da Melchisedec. Andiamo avanti, ora senza alcuna... L'inferiore, versetto 7, l'inferiore è benedetto dal superiore. L'inferiore è benedetto dal superiore. Melchisedec benedice Abramo, l'inferiore Abramo, superiore Melchisedec. Inoltre, quelli che qui ricevono le decimi sono uomini mortali, là invece le riceve colui di cui è testimoniato che vive. E per così dire, lo stesso Levi che riceve le decime fu sottoposto alla decima in Abramo. Ok, egli infatti si trovava ancora nell'ombra del padre quando Melchisedec era morto. Se dunque ci fosse stata la perfezione mediante il sacerdozio levitico, in altre parole, se dunque durante il periodo sacerdotale, tempio, sacrifici, Torah, Yom Kippur, tutte le varie cose, se dunque ci fosse stata la perfezione mediante il sacerdozio levitico, fra parentesi, perché sotto quello fu data la legge al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine Melchisedec e non designato se non secondo l'ordine di Aronne? In altre parole, l'autore della lettera agli ebrei sta dicendo: se attraverso quel sistema ebraico di leggi, sacrifici, ubbidienza, sottomissione, propiziatorio, sangue, eccetera, eccetera, se quello avesse potuto creare la perfezione di cui avevamo bisogno, la croce, non c'era bisogno della croce. Quindi va avanti e dice: infatti, se viene cambiato sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Esatto. Non mi sembra difficile, no? No. Viene. Ora, colui dal quale si dicono queste cose appartiene a un'altra tribù di cui nessuno ha mai servito all'altare. Okay. È noto infatti che il nostro Signore è uscito da Giuda, quindi ancora prima di nascere Gesù già pecca, perché diventa sommo sacerdote da una tribù che Dio non ha incaricato di essere sommo sacerdote. Non è della tribù di Levi, è della tribù di Giuda, riguardo alla cui tribù, quando dico pecca, capisci quello che voglio dire, no? Cioè si distacca da quello, dalla forma legale di una legge ormai passata. Il sacerdote. Ora, colui del quale si dicono queste cose appartiene a un altro di cui nessuno ha mai servito all'altare. È noto infatti che il nostro Signore è uscito da Giuda, riguardo la cui tribù Mosè non disse nulla del sacerdozio. E la cosa ancora più evidente: se sorge un altro sacerdote a somiglianza di Melchisedec, che non è diventato tale per una legge di comandamento carnale, ma per la potenza di una vita indissolubile. La potenza della nostra vita non è legata a una legge carnale, ma è legata a una vita indissolubile, a una vita eterna di colui che rappresenta Melchisedec. Infatti la scrittura afferma: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. A chi sta parlando? Sta parlando a Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo è il mio sacerdote in eterno, non più Aronne, non più Levi, chiaro, non più la legge, non sono più legato da quel sacerdozio e da quella legge, ma sono libero nel sacerdozio di Gesù Cristo. E guarda cosa dice: si ha così l'annullamento del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Becca di questa, religionista. La legge infatti non ha portato nulla a compimento. C'è invece l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Inoltre ciò non è avvenuto senza giuramento. Quelli infatti diventavano sacerdoti senza giuramento, ma costui con giuramento da parte di colui che gli ha detto: il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno. Se Gesù Cristo è il tuo sacerdote, sei salvo in eterno. Per questo Gesù è diventato garante di un patto migliore. Inoltre quelli erano fatti sacerdoti di gran numero, perché la morte impediva loro di continuare. Non ci vuole tanto studio a pensare che una volta che il sacerdote muore bisogna farne un altro. Ma costui, Gesù Cristo, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro, per cui egli può salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Amen. La tua vita, quando Giovanni 3,16 dice poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, che se credi in lui non morirà mai, ma la vita eterna. Quella vita eterna non è una cosa
strana, una cosa eterea. Non è una vita, non è una vita eterna intermittenza, quello vogliamo dire. Sì, ma non è una cosa strana, non è una cosa che tu ricevi, che ne so, da... No, è la vita di Cristo. Quando lui, quando tu prendi la tua croce, vai a morire con lui sul Calvario, vieni sepolto, vieni, risorgi con Cristo, in Cristo. Cristo è dentro di te. La Bibbia dice chiaramente Cristo in noi, lo Spirito Santo, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, vive in noi. E la vita che io ho non è più la mia vita, ma la vita di Cristo. Questo lo dice Paolo ai Galati, che non sono più io che vivo, ma è lui che vive in me. Amen. Ok, finisco. A noi infatti occorreva un tale sacerdote che fosse stato innocente, immacolato, separato dai peccatori e elevato al suo cielo, che non ha bisogno ogni giorno, come quei sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per tutte. Perfetto. Una volta per tutte. La legge infatti costituisce come sommo sacerdote uomini soggetti a debolezze, ma la parola del giuramento che viene dopo la legge costituisce il figlio reso perfetto in eterno. Quindi non so se è difficile da capire, ma se sei nel figlio sei reso perfetto in eterno. Quindi avete sentito, è molto chiaro. Ogni tanto rileggere e soprattutto cercare di farsi rivelare ulteriormente dalla parola non sarebbe male. Walter, una domanda per te, la giro a te. Laura Modigliani dice che la domanda è stupida. Un fratello mi ha detto che lo spirito che abbiamo noi nel nostro cuore non è lo Spirito Santo, ma uno spirito che Dio ha messo in ognuno di noi per guidarci. Io a volte rimango basito Ma di questo parliamo, Walter, di questo, di quello che fa il profeta di turno. Io ringrazio Dio che mi ha dato lo Spirito Santo, ma ho bisogno di due angeli che mi tengano anche fermato. Esatto, esatto. Buon toscano, non a volte. Io mi chiedo come sia possibile di rendere difficile ciò che è tanto semplice. La Bibbia dice in Romani capitolo 5, dal verso 1 al verso 3, che Dio ha mandato il suo spirito nei nostri cuori. L'amore di Dio è stato versato nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. È scritto in Romani capitolo 5 che ci è stato dato. Non ci sono altri spiriti, è il suo spirito, anche perché Gesù ha detto che lui e il Padre avrebbero preso dimora dentro di noi. È chiaro che non possono prendere dimora dentro di noi Gesù fisicamente, il Padre come... Chiaro che per mezzo dello Spirito Santo, l'amore di Dio, l'amore del Padre, l'amore di Cristo è venuto a vivere nei nostri cuori. E Paolo in Romani 8 dice che tutti quelli che sono figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio. Lo Spirito Santo ha vari nomi nel Nuovo Testamento. È chiamato Spirito della Grazia in Ebrei, è chiamato Spirito di Cristo in Romani, è chiamato Spirito di Dio, è chiamato Spirito Santo ad esempio nei Vangeli, ma anche in altre lettere. È sempre lo stesso Spirito. Quindi... non la voglio classificare questa qui perché non voglio mancare però, di rispetto. Purtroppo ci sono. No, ma un momento, però, ragazzi, perché Laura non ha detto questo è quello che dico io. Questo è stato detto, come è stato detto. C'è tanta confusione. Esatto. C'è tanta di quella confusione. Sono tanti apostoli e professori e evangelisti. Ora arriviamo. Io avevo letto questo, il commento della cara Laura, l'avevo letto che le era stato insegnato, no? Io non mi riferivo a lei, poverina, mi riferivo a chi ha messo in giro questo. Beh, del resto, alla fine non è lontano da quello che dicono i testimoni di Geova. Alla fine il fatto è sempre negare, c'è solo un fine, negare che noi possiamo essere guidati direttamente dallo Spirito Santo e quindi gli altri hanno un diritto di controllarci perché da soli non ce la facciamo. Questo è il fine. Ora, cari amici, per chi ci sta ascoltando, e so che qualcuno c'è in mezzo a voi, Babbo, veloce questa risposta. Lo Spirito, quando chiediamo in preghiera, in adorazione, prendi il controllo e ne sentiamo, è giusto o sbagliato? Dai, lo so che prendi il controllo, amore mio, ma se tu sei cristiano lo Spirito non ti controlla, ma lo Spirito ti guida. Quindi quando lo Spirito c'è una... guida. Sì, no, vedi, c'è una differenza fra il pastore e il mandriano. Il mandriano guida di dietro con la frusta, un sacco di rumore e un sacco di polvere che rappresenta la carne. Il pastore guida davanti con la sua voce e con la tranquillità di un pascolo, di uccellini che cantano e il vento che soffia. Il mandriano è il religionista che ti dice devi fare questo, devi fare quello, cia, cia, cia. E guai se fumi, e guai se... E non puoi ricevere la cena se non sei battezzato. E vai, non t'azzardare. Il pastore dice, seguimi.
Però quando sei professionista dovresti mettere la bocca a limonata senza zucchero. Quindi avete capito? Avete capito che lo spiego. Walter. Ok, ciao. Guardate, è scritto bello chiaro, adesso non stiamo qua a spulciare tutto il Nuovo Testamento, ma è chiaro, lo Spirito è guida, ci guida, perciò non prende nessun controllo. Bene, Walter, Romani 10:4, l'avevamo in programma? No, sì. Ok, lo voglio dire questo perché c'è un insegnamento piuttosto diffuso, Mario l'ha spiegato in maniera eccellente, che dice, sì, ma noi possiamo togliere la legge, perché Gesù non è venuto ad abolire la legge, effettivamente Gesù ha detto, io non sono venuto ad abolire, ma per dare compimento. Però, per come viene insegnata da alcuni, questa frase di Gesù in realtà non vorrebbe dire io non sono venuto ad abolirla, è come dire sono venuto a alzare il livello della legge, a renderla più difficile, a crearvi un po' più di problemi. Ora, quando Gesù ha detto io vi do un comandamento nuovo, non voleva dire che ci avrebbe dato l'undicesimo comandamento. Perché questa parola nuovo, nella lingua originale, rispetto all'italiano, ha una sfumatura diversa che indica sostituzione. Cioè, tolgo i precetti e metto un comandamento nuovo. Non a caso Paolo, mi pare nella lettera Romani, dice che l'amore è l'adempimento di tutta la legge. Ora, questo comandamento nuovo è una sostituzione. Sono due regimi, la legge e la grazia. Paolo in Romani 7 dice chiaramente che... posso leggerlo un attimo prima di... Vai. Voglio leggere, queste sono cose importanti. Io arrivo fra un secondo, arrivo subito. Sì. In Romani capitolo 7, verso 7 dice così, al verso 1, scusate. O ignorate forse, fratelli, perché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, e la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive, ok? Se io oggi vado fuori, esco, mi ferma la polizia senza un motivo, mi fa la multa, nei casi più gravi vado addirittura sotto processo penale. Perché? Perché sono vivo e sono sottomesso alla legge dello Stato italiano, come Mario lo è alla legge dello Stato sudafricano. Però quando avrò finito tutto quello che devo fare su questa terra, questo corpo morirà, non sarò più soggetto alla legge dello Stato italiano e le tasse non le dovrò pagare più, ad esempio. Infatti, la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive. Di cos'è figura questo? Di Israele e della legge. Non a caso, in Isaia è rappresentata anche come la donna Israele, che poi è quella vestita di sole con la corona dei 12 stelle che troviamo in Apocalisse. Quindi, finché la donna è viva, è legata per legge al marito. Questo è il rapporto tra Israele e la legge di Mosè, la prima dispensazione. Dice, ma se il marito muore, è sciolta dalla legge. Il marito è la legge. Il problema qual è? Che la legge non può morire, perché la legge di Dio è perfetta e tutto ciò che Dio dice non può morire. In Isaia è scritto, dalla mia bocca esce una parola irrevocabile. Quindi, perché quel legame fosse sciolto, uno dei due doveva morire. Siccome la legge non può morire, dovevamo morire noi. E come siamo morti? Guarda cosa dice Paolo. Perciò, se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera. Cioè, se io tengo la legge e tengo Cristo, io compio un adulterio spirituale, perché io sto legata a due mariti. Io, come sposa, sto con due mariti. Tengo il vecchio e tengo il nuovo. Ma se il marito muore, ella è libera da questa legge. Così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Chi è questo altro uomo? È Cristo. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte. Non l'uomo, la donna è stata messa a morte. Cioè noi, attenti, messi a morte, ascoltate bene, quanto alla legge mediante il corpo di Cristo. Cioè Cristo si è immedesimato con noi, è andato alla croce rappresentando noi. Quando lui è morto, si è rotto il legame di matrimonio con la legge e si è rotto in noi, perché lui è andato a morire per noi. Quando la Bibbia dice per noi, vuol dire al posto nostro. Come la legge non poteva morire, dovevamo morire noi. Noi siamo morti alla legge e non si può discutere. Quindi il vecchio matrimonio è finito. Esatto. Se io non lo vado a riprendere, compio adulterio. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro,
cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. E Paolo in un altro passo dirà: sotto la legge portavamo frutto per la morte. Infatti le opere della carne, cioè dello sforzo umano, di ciò che la legge produce, sono concupiscenza, fornicazione, tutto quello, omicidio, tutto quello che sappiamo. Ma quando appartiene ad un altro, il suo frutto che viene rilasciato in noi attraverso lo Spirito Santo. Capito questo, possiamo capire due capitoli dopo. Ma dobbiamo partire da là. In Romani capitolo 10 dice così, ascoltate il verso 1: fratelli, il desiderio del mio cuore, la mia preghiera. Fratelli, qui si sta rivolgendo agli ebrei. Perché? Perché la chiesa di Roma era formata da una grossa parte di giudei che avevano aderito alla fede per la predicazione di Paolo e di Pietro, e una parte di gentili. Ma c'era una componente giudaica nella chiesa di Roma che spingeva per dire sì Cristo, ma serve anche Mosè, cioè quello che succede oggi, quello che succedeva nella chiesa dei Galati, è sempre la stessa storia. Il desiderio del mio cuore, la mia preghiera a Dio è che siano salvati chi? Israele, gli ebrei. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Attenti, questa parola conoscenza non è gnosis, che in greco vuol dire conoscenza, è epignosis, vuol dire rivelazione riguardo a qualcosa. Così sono molti credenti, hanno conoscenza della lettera, ma non hanno rivelazione del messaggio che lo Spirito vuol dare. E poi dice: perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, come attraverso le opere della legge, se io faccio questo sono giusto, se non faccio quello sono ancora più giusto, se faccio quello sono la mia giustizia, mentre la giustizia di Dio è quella che ci è stata imputata attraverso il sacrificio sostitutivo di Cristo. E poi dice: ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Verso 4, ascoltate, Chiesa d'Italia e di tutto il mondo che ci ascolta, poiché Cristo è il termine della legge, ma in italiano sembra il termine della legge come dire che Cristo, la legge punta verso Cristo. No, 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 la parola termine lì è telos, che è il sostantivo che viene dal verbo teleo, che vuol dire finire, concludere, da cui viene il famoso tetelestai. Tetelestai è il perfetto del verbo teleo. Dal verbo teleo, che vuol dire finire, viene il verbo telos. Cristo è la fine, la conclusione della legge. Perché? Perché lui ha detto: io sono venuto a dare compimento. Quella legge che dal giorno in cui fu data al Sinai aspettava di essere pagata e adempiuta, perché tutte le benedizioni della legge erano sotto una clausola: se tu ascolti la voce del tuo Dio e fai tutto ciò che lui ti dice, sarai benedetto nell'entrare. Tutte quelle benedizioni erano chiuse sotto un lucchetto finché qualcuno non l'avesse adempiuta perfettamente. Cristo è venuto, è vissuto sotto la legge, nato sotto la legge, vissuto sotto la legge, una vita che ha adempiuto nella sua carne la legge e ha pagato il mutuo. Quando il mutuo è pagato e sigillato con il sangue, non arrivano più le rate. Cristo è il telos, la fine della legge. Da quel momento in poi noi siamo morti alla legge per appartenere ad un altro. Se riprendiamo il vecchio regime, noi commettiamo adulterio spirituale. Amen. Allora, caro Mario, caro Babbo, grande Walter, ottima delucidazione, per molti che sia chiaro, addentriamoci sempre di più, soprattutto nel Nuovo Testamento, ci sono tutte le esplicazioni necessarie, nella parola, e facciamoci rivelare. Preghiamo prima di leggere, preghiamo perché veniamo rivelati, chiediamo al Signore di rivelarci, come l'ho fatto con Walter e con Mario. Mario, grazia e licenza per fare quello che vuoi. Ok, chiedono, prima di tutto vorrei dire... chiedono, quindi sì prima, sì perché questo qui ok, perché io vorrei fare una domanda a Giuliano. Te l'hanno chiesto? Sì, mi è stato chiesto tempo fa. Sì. Ok, diciamo che il fratello si chiama Pasquale? Non c'è qua, comunque sarà qua sicuramente, non l'ho visto, però... Vabbè, diciamo Pasquale, dai, no, okay. Pasquale. Io voglio fare una domanda a Pasquale, perché Pasquale, hai bisogno di una licenza per peccare? Esatto, perché cosa vuoi fare, dico sempre, che vuoi fare? Qual è la cosa che vorresti fare? No, io gli voglio chiedere solo perché hai bisogno di una licenza per peccare.
Perché se hai bisogno di, se tu vai a casa e non guardi quel sito pornografico perché, ah no, Marchiò ha detto che non lo posso fare. E allora sono problemi, amore mio. Perché se tu vuoi fare, ma non fai per determinati motivi di paura di essere scoperto, eccetera, eccetera, quel tuo non fare è equivalente a fare, perché tutto ciò che non è che non esce dalla fede è peccato. Se tu lo vuoi fare, ma non lo fai perché hai paura di essere beccato, hai paura di un Dio che te la fa pagare o comunque sia, è come se tu l'avessi già fatto. Ecco perché Gesù nel Vangelo di Matteo dice: non avete bisogno di andare a letto con una donna, basta che la desiderate, perché è nel tuo cuore che pecchi, amore mio. Come quelli che dicono che peccano, allora quelli che peccano volontariamente, che continuano a peccare volontariamente, perché quando è l'ultima volta che non hai peccato volontariamente? Quando è stata l'ultima volta che hai detto: oh, signore, c'è una donna nel mio letto, oddio, che è successo? Cosa fai nel mio letto? Vai via, brutta sgualdrina che non sei altro. Oppure che ti trovi in portafoglio e dici: oh, guarda, ci sono dei soldi, chissà da dove sono venuti. Magari, ma siamo impazziti. Ogni peccato è generato dalla tua scelta di farlo. Quindi, tornando alla tua parola, tu dovresti fare quello che vuoi. La grazia, la legge cerca di forzarti a non fare. La grazia ti cambia il volere. La grazia ti cambia dal di dentro, perché quando entra Cristo, tutto a un tratto, tu non vuoi più fare quello che volevi fare. Prima lo volevi fare, ma non lo facevi perché eri un ipocrita. Perché Giuliano, tu mi insegni, se tu vuoi fare una cosa ma non la fai perché hai paura o perché ti devi, sei un ipocrita. Certo. A me piacciono le persone che fanno quello che devono fare. Se tu non lo fai è perché alla fine decidi di non farlo e quindi non lo vuoi fare. Se tu non vai, se tu non commetti adulterio perché non vuoi commettere adulterio, lo fai perché dentro di te c'è quella voce, c'è quella cosa che ti dice non lo fare. Sai qual è una delle prove? Una volta uno mi ha chiesto: come faccio a sapere che sono nato di nuovo, che sono salvato? Dico: come ti senti quando pecchi? Perché se non te ne frega niente, se non senti nessun stridio, allora sarà meglio che fai una visita in comunità o vai a trovare qualcuno, ti metti in ginocchio e chiedi a Dio di aiutarti, perché il cristiano, il vero cristiano, il figlio di Dio, si trova, può peccare quanto vuole, ma dentro di sé c'ha la morte, dentro di sé il suo spirito non vuole peccare. Il suo spirito è come un veleno, è tossico, il peccato gli è tossico. Il peccato per il cristiano è tossico, gli dà fastidio, non lo vuole fare. Lo fa perché lo facciamo tutti, ma è una cosa che tu non vuoi fare, il tuo nuovo cuore, il cuore ricreato non lo vuole fare. Comunque, la grazia non è una licenza per peccare, la grazia è l'unica cosa che ti permette di non peccare. Perché nella lettera di Tito ci insegna che la grazia vivifica, la grazia salvifica, ci insegna a vivere una vita retta. È l'unica cosa che ti insegna, non solo, ma che ti dà anche la forza di poterla fare. Benissimo, e quindi da Posso parte. dire una parola, 30 secondi, poi ti Prego, do la prego, prego. parola. Voglio fare un esempio su quello che diceva Mario, che è tanto vero. Chi si preoccupa che la grazia sia licenza di peccare dovrebbe andare a ripassare, mi pare sia 1 Corinzi 15, 56, dove è scritto che la forza del peccato non è la grazia. La forza del peccato è La la legge. legge. E vorrei darvi un piccolo esempio di quello che faccio io quando vado in classe e i bambini non si tengono, perché io lavoro con i ragazzi da 12 a 14 anni, che non è proprio l'età più facile di questi tempi. E il modo migliore di far fare confusione è cominciare a dire: adesso state zitti, guai a voi se vi faccio un rapporto disciplinare, vi faccio la nota, quelli stanno buoni per un po' finché la compressione interna diventa più forte della minaccia esterna e a un certo punto non li tiene più. Quando non li tieni, io di solito faccio così: ok, ragazzi, facciamo una cosa. Parlate quanto volete. Ok? Volete gridare? Gridate. Volete alzarvi? Alzate. Se voi pensate che fare confusione sia meglio di passare una quarantina di minuti a goderci una bella poesia e a finire, se voi pensate che sia meglio, fatelo. Io, guarda, quando avete finito, io avrei voluto fare una bella lezione di studiare qualcosa di bello di geografia, una bella poesia, una bella pagina di libro, però se voi pensate sia, fatelo. E la classe piomba nel silenzio totale.
Perché la grazia, è vero che ti lascia libero, ma ti dà, non ti lascia solo libero, ti mette davanti qualcosa di migliore. Ti responsabilizza. Qualcosa di meglio. È vero. È giustissimo, giustissimo. Io da me vedo che la mia vita prima di entrare nella fede era un doppio senso totale. E non parlo di un doppio senso, proprio doppi sensi, sempre i soliti doppi sensi. E automaticamente dopo che ho ricevuto il Signore, oltre a imprecare altre cose, anche il discorso del doppio senso su ogni frase è passato da solo, non l'ho più controllato. Quindi io sono anche una testimonianza come voi tutti che alcune cose ce le fa smettere proprio nel vero senso della parola lo Spirito Santo. Walter, è stato detto che in Italia e in Spagna c'è una maggiore concentrazione del coronavirus. Già ride il babbo. Sì, no, perché l'ho sentito dal vivo. Oh, c'è la maggiore, allora ripeto, c'è una maggiore concentrazione del coronavirus in Italia e in Spagna per motivi idolatri. Adesso, qual è la tua versione, Walter? Sì, allora, sì, non l'ho sentito direttamente, ma comunque mi è arrivato. Ovviamente io premetto che lungi da me giudicare chiunque dice cose sulle quali io non sono. Non siamo qua per questo, è chiaro. Questo lo vorrei dire perché non è giusto, però quando diciamo qualcosa in pubblico, no, ci esponiamo anche insomma a qualcuno che magari la pensa in maniera diversa. Giusto. Allora, il concetto che è stato detto, ma non solo da una persona, è una cosa che gira oggi, anche perché i legalisti italiani, altro non solo italiani, non aspettavano che una tragedia per poter dire visto. Allora, cosa si dice? Si dice che, correggimi se sbaglio, siccome l'Italia e la Spagna sono nazioni cattoliche, quindi religiose, c'è l'idolatria più che in altre parti, allora sarebbero beccati la punizione divina, insomma, più o meno, o comunque il, come si dice, il raccolto è stato maggiore per conseguenza di questo peccato. Sì. Io vorrei a tutti i fratelli che ci stanno ascoltando, anche chi magari non è fratello, però vuole sapere il mio punto di vista, vorrei farvi ragionare un attimo su questo. Quando l'epidemia è scoppiata in Cina, due nazioni che sono al confine con la Cina, parlo di confine geografico, che sono ad esempio la Thailandia e il Vietnam, hanno avuto un tasso di contagi bassissimo, per non dire quasi inesistente. Ora, non mi risulta che la Thailandia e il Vietnam, tra l'altro la Thailandia segue il buddismo, il Vietnam il taoismo, insomma non è che sono proprio due fiori di dottrine cristiane, non si capisce perché non si sarebbero dovuti prendere anche loro la loro parte. Parliamo dell'Italia. Perché l'Italia e la Spagna? Non bisogna andare a cercare versetti biblici o maledizioni o perché. Io vorrei, prima di dirti il motivo, riprendere quel passo che si trova in Luca capitolo 13 verso 1, dove qualcuno va da Pilato, da Gesù, a dire che Pilato aveva mescolato il sangue dei sacrifici di alcuni giudei. Come dire, no? Perché è successo? E la domanda sottile è: Gesù, quei giudei dovevano aver combinato qualcosa. E quello che Gesù dice: ma voi credete che quei giudei fossero più peccatori di tutti gli altri? E poi dà la risposta: io vi dico no. Oppure quei 18 su cui è caduta la torre in Siloe, credete che fossero più peccatori di tutti gli altri? La risposta è no. Oppure quando i discepoli vanno a chiedere se il cieco nato aveva peccato lui o i genitori, non si capisce, per essere nato così, quindi avrebbe dovuto peccare nel grembo della madre addirittura, no? Perché poi bisogna rendere veramente stupidi, cioè ti ottenebra il cervello. La risposta di Gesù è né lui né i suoi genitori. Allora perché l'Italia e la Spagna hanno peccato più di tutte le altre nazioni? La risposta è no, ma no. C'è un motivo pratico, logico, razionale. Ricordate che il Vangelo di Giovanni dice così: in principio era il logos, da cui viene la parola logica, quindi la fede dovrebbe aiutare a usare la logica, che viene dalla parola logos. Il 19 di febbraio del 2020 si è disputata a Milano, nello stadio di San Siro, una partita di calcio valida per la Champions League, che era Atalanta-Valencia. 48.000 bergamaschi, signori, segnatelo, scrivetelo nei commenti, 48.000 bergamaschi ignari della presenza di un virus che, noi sappiamo, circolava già dalla fine di dicembre, da gennaio a febbraio, perché già a gennaio a febbraio
in Lombardia c'era un tasso di ricoveri per polmoniti anomali molto superiore a quello che normalmente accade nelle influenze normali, sono entrati in autobus insieme, in metropolitane, in auto, si sono radunati all'interno dello stadio di San Siro, 48.000 bergamaschi, più tutti gli spagnoli che sono venuti e sono stati per 2-3 ore a contatto l'uno con l'altro, dove si è sviluppato 15 giorni dopo il contagio a Bergamo. Perché? Perché l'Atalanta è la squadra di Bergamo. Quindi questi si sono contagiati. È stata quella che si chiama scientificamente una bomba biologica. La partita Atalanta-Valencia, il Valencia è una città sulla costa spagnola, l'Atalanta è di Bergamo, dove è stata giocata a San Siro, Milano, in Lombardia. Quindi proprio Bergamo è stata colpita. Perché? Perché in quei giorni questi ragazzi si sono contagiati e quando sono arrivati nelle case hanno contagiato genitori, nonni, senza saperlo. Ecco perché Bergamo, ed ecco perché Milano e la Lombardia, ed ecco perché la Spagna. Perché Valencia, quando è tornato in casa, quelli si erano contagiati in Lombardia. Ma non è finito qui. Perché qualche giorno dopo, cioè il 3 di marzo, si è giocata la gara di ritorno. A porte chiuse, direte voi, in Spagna. Ma fuori? Allora, stadio Mestalla di Valencia, dove dentro non c'era nessuno, ma fuori, e questa è storia, c'erano 20.000 spagnoli accalcati ai cancelli d'ingresso e si sentiva, l'ho vista in diretta quella partita. Sì, mi ricordo, l'ho sentito pure io, mi ricordo. All'interno, e quelli che se l'erano beccato all'andata erano ancora alcuni nella, perché ha 2 settimane, non a caso, di incubazione, se lo sono attaccati. Ed ecco perché questa partita è stata purtroppo una... Di chi è stata la colpa? Di Dio? No. È stata la volontà di Dio? No. Viviamo in un mondo che ancora aspetta la perfezione della redenzione quando Gesù tornerà. L'idolatria del pallone, Walter! Perché idolatriamo il pallone? Esatto. Cercare sempre motivi mistici, sempre un motivo mistico. Ci sono dei motivi pratici. Se io scivolo e cado e mi rompo un ginocchio, non devo, sono scivolato e mi sono fatto male. Perché? Perché ho un corpo che ancora non è il corpo perfetto che Gesù ha avuto dopo la resurrezione e che avrà quando il Signore tornerà. Quindi non andiamo, alla fine qual è? 2 fini: mostrare sempre un Dio che così buono non è e mettere il senso di condanna e di colpa sulle persone. In questo periodo, oltretutto, questo non è nemmeno vero, e la Bibbia dice che il ministero della condanna è appunto il ministero della legge, e che se c'è un accusatore non è certo lo Spirito Santo, che è uno spirito consolatore. Quindi andare a mettere condanne e sempre un'ombra su Dio è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. È successo in Lombardia, Bergamo e Spagna, perché c'è stata il 19 di febbraio una partita con 48.000 bergamaschi che si sono purtroppo infettati perché il virus era già presente sul territorio. Oh, e questa è la versione di Walter, che io trovo anche abbastanza logica, visto la quantità di persone che si sono abbracciate, hanno sudato, sono urlati faccia a faccia e hanno bevuto dallo stesso bicchiere, insomma, possiamo immaginarlo. Prima di continuare, vi ricordo che domenica, quando siete in live? Alle 11. 11. Sul canale di? Entrambi. Sul canale sì, mettiamo il link su entrambi. Sì. Sì, ma su quello di Walter. Allora, sul canale il link anche su quello di Mario. Quindi domenica sì, alle 11 la seconda parte di Grazia più Grazia, sempre coadiuvata dai nostri due cari fratelli Mario e Walter. Condividete anche questo video, questa diretta, che così più persone possano vedere e sentire. Adesso una domanda più tecnica, caro Babbo, così, curiosità. Ci serve un titolo, e se abbiamo un titolo lo dobbiamo usare? Ministero parlo. Il ministero proprio dato ci dice. Ok, io ho una particolare avversione ai titoli, perché prima di essere un cristiano, prima di ricevere la vita di Cristo, ero molto pieno di me, e quindi a me i titoli facevano piacere. Geometra piuttosto che signore, piuttosto che questo e quell'altro. Quindi ed ero sempre al centro dell'attenzione. Per cui da quel momento, Walter te lo può dire, Peppino Vacca te lo può dire, se posso essere lontano da qualsiasi complimento, lontano da qualsiasi luce della ribalta, mi fa piacere. Quindi ho una particolare avversione per i titoli.
però purtroppo ho notato che in Italia, e non solo in Italia, in tutto il mondo, perché in America non ne parliamo, in Africa, ma in Africa è diverso, perché in Africa i miei fratelli africani sono belli, sono gentili, sono docili, a loro gli piace essere chiamati vescovo, e più titoli hanno e più sono, quello non importa, perché il titolo cos'è? Il titolo non è altro che un senso di mancanza di identità. Perché io non vedo mai nessuno che mette davanti a loro il titolo Netturbino Mario Marchiò. Ma sei avvocato. Walter Biancavalla. Mario, però nemmeno diacono viene utilizzato molto, non piace molto diacono. No. No, diacono, no, perché diacono, diaconino, se, e poi un servitore. Un servetto di bassa lega. Servetto. No, ministro sì. Walter, che, ministro, che vuol dire servo? Diacono invece di servitore lo traduciamo in ministro e allora va bene. Cioè che è un servo comunque, maggiore. Alla fine. Quindi vedi cosa vuol dire? Se tu hai la necessità di un titolo, allora non vedo perché non dovresti mettere un titolo anche che non è importante. Perché devi mettere soltanto dottore, professore, pastore, perché non mettere un altro titolo? Perché? Perché dentro di te manca qualcosa, dentro di te manca quel senso di adeguatezza, nel senso che non sono all'altezza, che è la maledizione che purtroppo Adamo ha preso nel giardino quando Dio gli ha detto d'ora in poi il tuo senso di valore sarà legato al tuo lavoro, al tuo sudore, a quello che fai. L'uomo ha sempre bisogno di provare di essere all'altezza di fare qualcosa, perciò lavora di più, compra la macchina rossa Spider, lavora 27 ore al giorno, fa, perché? Perché ha sempre bisogno di provare di essere all'altezza. E una di questi provare di essere all'altezza cos'è? La moda e i titoli. I titoli cosa fanno? I titoli ti dicono, allora io non mi sento tanto all'altezza, però mi chiamo dottore, reverendo, professore, che ne so, un qualcosa che messo davanti mi dà questo senso di importanza e di adeguatezza. Quindi i titoli dovremmo usarli sì o no? Ma io non so, dipende, vedi, cioè se sei un dottore è chiaro che la persona ti chiama dottore per un senso di rispetto, eccetera. Ma se tu non sei altro che uno che magari ha piantato tre chiese così perché ti trovavi lì, eccetera, eccetera, ma non ti far chiamare apostolo. Tutto apostolo, va benissimo. Scusa, ma no, scusa, no, Paolo, senti cosa dice, 1 Corinzi 9... Versetto 1 dice: non sono io un apostolo? Non sono io libero? Adesso io mi sento sempre in soggezione perché c'è Walter presente, ma ho guardato un attimo la parola greca e la parola eleutero che praticamente vuol dire libero di andare e venire. In altre parole sono indipendente, non sono vincolato. Quindi Paolo sta dicendo: non appartengo a nessuno, sono eleutero, non sono libero. E poi dice: non ho forse veduto Gesù Cristo? Quindi lui cosa fa? Lega il suo apostolato al fatto che ha visto Cristo. Dopo, in 2 Corinzi 12:12, lo lega ai miracoli e alle opere. Quindi, amore mio, tu ti fai chiamare apostolo. Hai visto Gesù Cristo? Hai fatto miracoli? Hai fatto miracoli? E io non voglio sentire, ognuno deve fare quello che vuole, chiaro. Veramente. Io non ho nessun problema. Vuoi farti chiamare apostolo? Se non funzioni, vuol dire che la app non funziona. Io ti chiedo solo una cosa. Chiedo solo una cosa. Se Gesù dovesse incontrarti per strada, cosa fa? Ti dice: carissimo apostolo Mario, ma che piacere trovarti, ma cosa fai? Hai piantato altre chiese? Hai fatto altre chiese? O carissimo evangelista Walter, è un piacere, dottor Giuliano, ma siamo pazzi.
quando Gesù ti vede ti fa: vieni qua figlio mio, Mario, come stai? Va, tutto bene, Giuliano, sicuro, dai. Sicuro. Non credo almeno. E se non lo, e se non me lo fa Gesù, ma sai cosa dicono le persone? Le persone dicono questo, dicono: quando tu dunque, Matteo 10 dice, se tu ricevi un apostolo nel nome dell'apostolo, aspetta, fammelo vedere un attimino. Vai, Matteo, profeta nel nome di un profeta. Sì, Matteo 10, ed è questo da dove tirano fuori il fatto dell'apostolo, del nome, eccetera, eccetera. Matteo, vado a finire. Intanto voi condividete sempre e state attenti. Matteo 10:41. Condividete 10:41. Ok, senti. Gesù dice: chi riceve un profeta nel nome di un profeta riceverà un premio da profeta. Per cui la gente ti dice: se mi ricevi come Mario, ricevi un premio come Mario, ma se mi ricevi come profeta, come uomo mandato da Dio, ricevi il premio del profeta. E chi riceve un giusto nel nome di un giusto riceverà un premio da giusto. E chiunque darà da bere solo un bicchiere d'acqua fredda a uno di questi piccoli nel nome di un discepolo, in verità vi dico che non perderà affatto il suo premio. Ok, molto bene. Qual è il tuo premio? No, perché io mi faccio questa domanda. Abbiamo una scala di premi. Chiedi a qualche apostolo che sta qua, che ci sta guardando, qual è il suo premio? Che se c'è un apostolo. Sai cosa fa la grazia? La grazia livella tutti. La grazia dà lo stesso premio a tutti. Tutto a un tratto tu non ricevi una casa più grande, una dimora più grande in paradiso perché sei un apostolo. Non ricevi la corona più grossa che magari ti viene in torcicollo perché hai fatto l'evangelista. Non ricevi perché sei un pastore. No, il premio, la ricompensa del cristiano, che tu abbia lavorato tutta la giornata sotto il calore del sole o tu abbia lavorato soltanto 30 minuti, la ricompensa è la stessa ed è l'eredità di Dio Cristo Gesù. Amen. Punto e basta. E questa... quella... E questa parabola lo spiega perfettamente. Noi siamo i lavoratori dell'undicesima ora e percepiamo lo stesso. È chiaro, quindi è normalissimo che ognuno di noi ha lavorato un po' più degli altri. Io sono arrivato nella fede qualche anno fa, 3 anni fa, domani arriva il Gesù e non è che mi dice: Walter, se ne va al piano quinto e io me vado sotto scala. È normale, io così l'ho percepita dal Signore. Ora vi faccio un aneddoto. Quando si sposò la figlia di Moratti, io penso che Moratti gli sghei ce li ha, no? Vi faccio questo esempio: chi non ha soldi si affitta alla limousine e mostra la bella limousine stretch di 15 metri, belli pomposi, vanno in un castello, fanno debiti per 30 anni, quindi fanno vedere quello che non hanno. Moratti, quando si sposò la figlia, affittò un maggiolino, ma degli anni 60, del 61, mi ricordo, era verde, era in un semplice maggiolino d'epoca, brutto da vedersi, talmente ha soldi che non ha bisogno di farlo vedere in maniera esasperata. Lui lo sa che ha soldi, lui lo sa che è multimilionario, tant'è che ha preso quel maggiolino per il matrimonio, per accompagnare la figlia in chiesa. Questo ce la dice tutta sulla consapevolezza di un dono che tu hai e di una chiamata che tu hai. Questo per me. Perché sapeva chi era, non aveva nessun problema con la sua identità, non aveva niente da provare, niente da mettere in mostra ed era tranquillo. Tu puoi andare. Io un'altra cosa, tu mi hai chiesto di mio padre, un'altra cosa meravigliosa che mio padre mi ha insegnato di essere sempre lo stesso, sia che tu stia parlando con un barbone o che tu stia parlando con un re. Tu non sei chi sei perché stai parlando a qualcuno, tu sei chi sei perché tu sei chi sei. Amen. E quindi se un titolo ti può far cambiare un senso di identità, un senso di importanza, eccetera, eccetera, vuol dire che non hai capito niente della grazia e vuol dire che non solo non hai capito niente della grazia, ma non hai capito niente delle ricompense che ti aspettano in paradiso. Perché il coso del profeta, il premio del profeta non c'entra niente, quello è Vecchio Testamento. Ma come, Marchiò, Matteo? Sì, Matteo è Vecchio Testamento, i Vangeli fanno parte del Vecchio Testamento, perché il Testamento inizia quando una persona muore e non quando una persona nasce.
quindi dalla croce, Giovanni 19:30, da lì inizia il testamento della grazia, quando il velo si spezza dall'alto in basso, rappresentando che un'opera di Dio non è un'opera dell'uomo, dall'alto in basso si spezza, lo Spirito di Dio esce per entrare in tutti quanti, e in quel momento inizia il Nuovo Testamento. Il Vecchio Testamento, i Vangeli, fanno parte del Vecchio Testamento. Gesù non era altro che un rabbino venuto a parlare a Israele. Controlla quante volte Gesù dice: non sono venuto se non per le pecore perdute di Israele. Giovanni 1:9, mi sembra 11, dice: è venuto dai suoi e i suoi non lo hanno accettato. Galati 4:4, al momento giusto Dio ha mandato suo figlio nato da donna sotto la legge per ministrare a coloro che erano sotto la legge. Gesù è venuto per Israele. È chiaro che come parola di Dio ogni sua parola può essere ricavata, il rema, il succo del Logos lo possiamo prendere e ricavarlo e farlo nostro, ma i Vangeli fanno parte del Vecchio Testamento. Perfetto, abbiamo ancora, sì. Ci prendiamo ancora 5 minuti. Veloce, posso avere un 30 prego, secondi? Prego, prego. Dico una cosa. Noi parliamo dell'Italia, no? Spesso, e l'Italia effettivamente, rispetto anche a altre nazioni, ha questo attaccamento, no? Nei confronti dei titoli, questa religiosità. Non che le altre nazioni non ce l'abbiano, c'è in tutto il mondo. Però in Italia questo è particolare. Dottor Comenda, ce l'abbiamo. Però noi dovremmo un attimo anche pensare a questo. Nel nostro inno nazionale, il famoso Fratelli d'Italia di Mameli, a un certo punto, la parte che non si canta mai, dice: noi siamo da secoli calpesti, derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Il sangue non è acqua. Noi siamo, anche nel nostro DNA, nel nostro modo di pensare, nella nostra cultura, abbiamo delle ferite come popolo. Noi siamo, dal crollo dell'Impero Romano, dal 476 d.C., siamo nel 2020, siamo stati invasi, siamo stati resi schiavi da tutti i popoli dell'Europa. Siamo stati sotto i Visigoti, siamo stati sotto gli Ostrogoti, siamo stati sotto i Longobardi, siamo stati in parte sotto gli Ungari, siamo stati sotto gli Spagnoli, siamo stati sotto i Francesi, siamo stati sotto i Normanni, siamo stati sotto i Tedeschi, siamo stati sotto tutti. Noi abbiamo ripreso la nostra identità di italiani 150 anni fa, più. Che niente. Poi siamo stati sotto il più grande cappello religioso, non è un giudizio verso i cattolici, che io amo, ma siamo stati sotto un cappello del cattolicesimo, pure quello che ci ha reso schiavi, per sempre. Cosa accade? Quando conosciamo Gesù, usciamo finalmente a poter dire qualcosa, riprendiamo una Bibbia in mano, questo senso di inferiorità che l'italiano ha salta fuori. Noi abbiamo, più o meno, ma come popolo, un grosso complesso di inferiorità che deve essere guarito, e è solo la grazia che lo può guarire. Allora cosa accade? Quando vengo a Cristo, finalmente posso parlare, finalmente posso dire la mia, e allora mi attacco a cosa? Alla conoscenza della parola, perché io conosco la parola, il versetto, è solo un senso di dolore, di inferiorità, un complesso di inferiorità di un popolo che è stato 1500 anni, 1600 anni schiavo e sottomesso a tutti, e sotto un cappello religioso che l'ha imprigionato come nessun altro popolo. Allora, quando arriva a Cristo, ho bisogno del mio spazio, ho bisogno di avere un microfono per sentirmi qualcuno, perché se io predico a una persona nel mio studio, tu per tu, non mi vede nessuno, allora datemi un microfono, 5 che mi ascoltino, conosco la Bibbia. Vedete quanto bisogno di esibizionismo sulla conoscenza, no? Che c'è, ma la Bibbia dice, sono tutti sintomi. Quando io facevo il pastore della mia comunità, ai ragazzi... Hai detto pastore. Quando faceva... faceva il pastore. Non era pastore, faceva il pastore. Okay. Io ai ragazzi giovani che arrivavano a Cristo dicevo: sai cosa vuole da te il Signore? Che tu finisca di studiare, che tu abbia un buon lavoro, che tu recuperi la tua identità e che tu spenda quello che Cristo ti ha dato nella vita. Sai perché? Perché spesso si cerca nel microfono, consentite di dirmelo, un riscatto da una vita di fallimenti. Allora,
Dio perché continuo a lavorare? Perché io voglio spendere il regno di Dio con i ragazzi quando non mi vede nessuno, non ho bisogno di un microfono. Io voglio far passare i principi della grazia, dell'amore di Dio con i ragazzi la mattina. Io voglio nel mondo potermi muovere. Quando vado a pesca, lì c'è il regno di Dio. Quando insegno, lì c'è il regno di Dio. Paolo dice la vita che vivo nella carne. Invece no, spesso la chiesa e i ministeri sono un modo di riscattarci da un senso di inferiorità e anche magari da fallimenti che abbiamo vissuto nella vita, che non riempirà il ministero, non riempirà un microfono. Solo Gesù può restaurare la nostra vita. E io, ragazzi, dicevo: ci sarà il tempo che predicherete, adesso finite di studiare, adesso fate una famiglia, adesso permettete al Signore di mettere nella vostra vita. Poi un domani, se avrete un microfono, avrete le folle davanti a voi, io sarò il vostro primo sponsor. Ma è importante capire perché in Italia c'è questo. È un bisogno, è un senso di inferiorità che può dare solo una soluzione. A quanti l'hanno ricevuto, ha dato l'autorità di diventare non ministri, ma figli. Quello è il titolo che ci dà autorità oggi e che ridà a noi la nostra identità, che come italiani dobbiamo recuperare. Amen. Allora, prima di chiudere, Giuliano, sai una cosa? Dimmi, caro. Paolo, che sapeva chi era, Pietro, che sapeva chi era, e Giacomo, che sapeva chi era, se tu leggi le loro lettere, non dicono mai io sono l'app Paolo, o io sono l'app Pietro, o io sono l'app Giacomo. Sai cosa dicono? Io sono Paolo e faccio l'apostolo. Io sono Pietro e sono chiamato a fare l'apostolo. Quando facevo il pastore della chiesa. Io sono Mario e sono chiamato a fare il missionario. Che fa pure rima qua. Cioè, quello che faccio non cambia quello che sono. Ti faccio soltanto un esempio. Nel libro dei Proverbi, il primo versetto del libro dei Proverbi dice Shlomo ben David, i proverbi di Shlomo ben David, i proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Guarda cosa dice Salomone. Dice: io sono Salomone, mio padre è Davide e faccio il re. Quindi avete visto quanto io sono Salomone. Io sono Mario, ben Yeshua, ben papà. Mario ben Abba e faccio quello che mi dice di fare. Io senza non sono che Bar Abba, Bar Abba, Bar Abba. Beh, se diciamo aramaico è Bar, se diciamo che è ebraico è Ben. È bene. Ok, sì. Comunque adesso abbiamo preso una bella ora e mezzo che è pochissima, ma voi vedete loro due, nonostante gli anni di passati, quante prediche, quante dirette, quanto sono pieni d'amore, soprattutto quanto sgorga lo Spirito Santo. Perciò dovete cercare di apprendere almeno lo spirito, non dico la sapienza, ma lo spirito di questi due fratelli. Ora, prima di chiudere, due domande veloci. Una, Walter: quando pensi, secondo te, nel tuo cuore, che potremo riaccedere alle strade? Secondo il tuo allora, cuore. Allora, io non ho un... non sono di quelli che il Signore mi ha detto. No, io penso. Nel profondo del mio cuore, è una cosa che io sento nel mio cuore come io la percepisco, ve la condivido. C'è una parola profetica che mi ha accompagnato, chi mi ha seguito, anche i ragazzi del ministero, ma un po' in tutta Italia, spesso io ho rilasciato durante i tempi di lode e adorazione, è che il Signore avrebbe riscattato l'Italia, e l'Italia che ha sempre visto missionari venire per aiutarla, avrebbe visto persone venire per vedere ciò che il Signore di nuovo faceva. Ora, questo che è accaduto non rompe i piani di Dio, perché noi sappiamo quando c'è una parola profetica c'è subito un problema dopo. Mario diceva giustamente nella diretta di ieri, mi pare, no? Dopo il miracolo dei pani c'è subito la tempesta. Quindi quello che sta accadendo è perfettamente normale. Quello che io sento nel mio cuore, nel profondo del mio spirito, è che non durerà molto, che in Italia questo virus cambierà, muterà, come del resto i virus fanno normalmente, i virus influenzali mutano. La pandemia della spagnola, che è durata dal 18 al 20, nella città di Filadelfia, un giorno mutò,
Quel virus c'è ancora, io l'ho preso 2 anni fa, l'H1N1 è una semplice influenza. Io credo che questo virus muterà, e voglio dirvi una cosa brevemente, permettetemela. Gli ultimi dati, Mario, noi abbiamo oggi più di 13.000 morti in Italia, una cosa, un'ecatombe, una ferita in questo popolo tremenda, ok? Ogni giorno muoiono in media tra le 750 e le 900 persone, ogni 24 ore. È una cosa incredibile. Però, nonostante negli ultimi 4-5 giorni il numero dei contagiati non sia diminuito, cioè ogni giorno, poi sono molti di più, ma diciamo quelli con sintomi sono circa 4.800 persone. Pensa, Mario, ogni giorno 4.800 persone, ogni giorno prendono questo virus. Però, fino a 4-5 giorni fa, per un mese, avevamo circa 400 ricoveri di questi 4.800 nei reparti di terapia intensiva. Sono crollati con lo stesso numero di contagiati ieri a 12. Wow. Cioè, qualcosa è accaduto, sta accadendo, per cui il virus si propaga con la stessa con gli stessi numeri, ma i casi gravi sono crollati, e la regione Lombardia ce lo sta confermando, in maniera poderosa. Perché sta mutando praticamente. Ma io credo che muterà in Italia, e ho come l'impressione che si aprirà il sereno sull'Italia, e come l'Italia è stata un esempio per chiuderci nelle case per il mondo, diventerà un faro di speranza per il mondo. L'Italia è stata benedetta dal Vangelo della Grazia direttamente dalla bocca di Paolo. Io credo che in questo tempo di Isaia lo dice, quando le tenebre sono fitte, la gloria del Signore, la luce del Signore si alza su di te. Io credo, non voglio dire il Signore dice, io sento che questo virus cambierà molto velocemente e l'Italia diventerà un raggio di speranza per tutto il mondo. Questo amen, è quello. Da untore a benedetto come popolo, diciamola così. L'ultima domanda per Babbo Mario, adesso breve. Là in Sudafrica, come la vedi? Ma in Sudafrica l'Africa è una situazione molto diversa, come può essere il Brasile, Rio de Janeiro. Cioè, noi abbiamo qui dove abito io, ci sono delle zone dove storicamente parlando abitavano i bianchi, mentre ci sono altre zone dove abitano, e oggi come oggi noi siamo 25 anni che il governo è cambiato, per cui possono vivere dove vogliono, cioè, però l'africano preferisce, perché ha un senso di comunità molto più potente dell'europeo, l'africano vive per strada, l'africano vive anche perché vivono in baracche di 4 metri per 5 metri e ci sono dentro in 6. Quindi quando l'esercito viene messo per assicurarsi che le persone stiano a casa, va molto bene, ma io credo che l'esercito è stato messo per assicurarsi che le persone rimangano nelle zone contenute in quella zona, perché purtroppo se escono parte tutto. Cosa vuoi che ti dica? Non lo so. L'Africa è sempre stata un po' una bomba a orologeria in tutto. Si arriva a un certo momento in cui c'è una coabitazione così densa, capisci che vicino a Città del Capo c'è una bidonville di 3 milioni di persone che vivono nel giro di una decina di chilometri quadrati. Se scoppia lì qualcosa, scoppia tutto serio. L'unico motivo per cui io continuo ad aver fiducia nell'Africa e nel Sudafrica è perché Dio ama l'Africa, come ama l'Italia, come ama l'America, come ama, e quindi io mi attacco sempre alla sua bontà, mi attacco sempre alla sua grazia, e continuo a dire scusate, ho appena ricevuto un messaggio dall'Italia, e continuo a dire che l'unica soluzione, sì, noi dobbiamo usare quello che Dio ci ha dato, che si chiama buonsenso. Walter prima parlava del logos, che da cui richiamiamo la parola logica. Anche in Romani 12, quando Paolo dice che questo è il nostro sacrificio accettevole, quella parola è logikos, è una cosa logica, usa la testa, buonsenso. Se funziona. Certo.
Se funziona, fallo, stai a casa, lavati le mani, stai tranquillo, non andare, passerà, perché Walter ha accennato 2 anni con la spagnola. Wow. Due anni, un massacro, passerà anche questo, e passerà perché purtroppo, a parte il virus che si cambia eccetera eccetera, c'è un Dio buono che sta facendo il possibile per farlo passare. Ultima domanda, adesso veramente veloci che chiudiamo. Walter, nonostante i morti che noi abbiamo pregato e pregheremo sempre per le famiglie, nonostante i morti e le disgrazie che sono successe, è un tempo benedetto, sì o no? I tempi di grossa pressione sono sempre tempi in cui esce qualcosa di buono. Purtroppo, quando, anche nelle piccole cose, se vuoi far uscire un po' di, come si dice, di dentifricio, devi strizzare il tubetto. I tempi di pressione non vengono mandati da Dio per migliorare il cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo diventa stabile con la grazia, dice la lettera agli ebrei. È bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia. Dalla grazia. Amen. Ma ci sono dei momenti in cui fermarsi, riflettere quali sono le cose importanti della vita. Quando riprenderemo, io credo che riprenderemo con un cuore che è riflettuto. Purtroppo la sofferenza fa parte della vita di questo mondo. Io credo nei miracoli, vediamo miracoli continuamente ogni volta che predichiamo il Vangelo, ma non perché sono io, perché la Bibbia dice che il Vangelo è la potenza di Dio e che a Dio è piaciuto di salvare, quindi guarire, liberare attraverso la predicazione del Vangelo, perché lì c'è la potenza di Dio. Io credo che questo che il Signore non ha voluto si concluderà con Romani 8:28. Tutte le cose, anche quelle che Dio non manda, che accadono per il peccato di Adamo, come disse anche Giuseppe alla fine della sua esperienza: voi avevate mandato del male contro di me, ma Dio ha pensato di volgerlo in bene, perché per la croce di Cristo tutto coopera per il bene di quelli non che sono perfetti, ma che amano sinceramente, con un cuore sincero, il nostro Dio. Ecco qua, quindi ragazzi, avete ben ascoltato. È un tempo, nonostante tutto, benedetto. Raccoglietevi più in preghiera, cercate di pregare gli uni gli altri, cercate di sostenervi invece di litigare con inezie. Caro Babbo Mario, io ti ringrazio per il tuo prezioso intervento, sei sempre disponibile, e vi posso dire, ragazzi, Babbo Mario è così, cioè non è quello che mostra una cosa per un'altra, lui è così, è un bambino cresciuto. Walter lo conosco più a lungo, è sempre Walter, io lo apprezzo, l'ho seguito tante volte, lo farò ancora. Noi ci sentiremo adesso la prossima settimana, lunedì, con Cristina e Peppino, caro Walter e caro Mario, verranno da me. Gloria a Dio. Due fratelli preziosi che io ho amato dal primo momento, meravigliosi, li amo, li ho conosciuti da poco tempo, ma sono veramente Cristo, lo riusciamo a vedere nei loro occhi. Sono 19:42, andiamo a mangiare. Walter, una preghiera in chiusura. Amen. Grazie Signore, grazie per questa opportunità che ci hai dato di poter condividere la tua parola, la parola della tua grazia. Grazie per il tuo amore, grazie perché la tua grazia rende stabile il nostro cuore, perché possiamo confidare che in qualunque circostanza tu ci ami, che in qualunque tempesta attraversiamo tu sei con noi. E se tu sei con noi, questa parola "tu sei con noi", Signore, fu quella che fu data ad Ageo quando i lavori del Tempio per 2 anni erano fermi. E questa parola "io sono con voi" fece ripartire l'entusiasmo del popolo e riprendere i lavori del Tempio. Noi, per ricominciare a vivere, per vivere, abbiamo bisogno solo di una parola: che tu sei con noi. Non abbiamo bisogno di profezie strane. Tu sei l'Emanuele, sei il Dio con noi. E se tu sei con noi su questa barca, noi toccheremo l'altra sponda, un po' bagnati, un po' impauriti, ma ci arriveremo. E noi ti ringraziamo con questa fede salda nella tua grazia, nella tua chesed, nel nome prezioso del tuo figlio Gesù. Amen. Un abbraccio da Babbo Mario. Mario, un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao Walter. A domenica. Ci vediamo domenica. Alle 11:00. Domenica.